Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video arriveremo fino a Sciroccopoli per sfidare la capopalestra Camellia. Detto ciò, quindi siamo partiti qui da Austropoli e subito in sella alla bicicletta ci dirigiamo verso appunto il percorso dove ci eravamo fermati nello scorso episodio. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo questa parte, questa serie. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, commentate facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Ash e condividete questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Ora stavo cercando se c'era magari uno specchio d'acqua, sì, è lì, perché volevo pescare qui prima di andare avanti. Ok, perché qui potremmo trovare dei Pokémon nuovi pescando. Vediamo un po' se si riesce a prendere, appunto, il Pokémon nuovo che ho in mente. Anzi, i Pokémon nuovi che ho in mente. Vediamo un po', è andata l'animazione lì, si è buggata. E se peschi in sella la bici, si bugga un po' l'animazione, vedete? Però, appunto, c'è un Pokémon nuovo con l'amo vecchio e un Pokémon nuovo con l'amo buono. Vediamo un po' con l'amo buono se c'è qualcosa. Oh, bite, vediamo un po' se questo bite. Ok, esce Palpitoad. Direi che si può prendere, no? Perché il nostro Palpitoad iconico non conta. Quindi prendiamocelo. Eccoci qui. Buono. Preso con la Velox Ball che, come al solito, fa la sua magia. No, non vuole dare un soprannome a Palpitoad. E vorrei anzi cambiare Pokémon davanti per far prendere magari dell'esperienza a Swadlon. Switch. Eccoci qui. Ora, tiriamo un altro amo buono che potrebbe appunto farci salire qualche altro Pokémon interessante. Vediamo, eh. Vediamo un po'. No, sempre Palpitoad per ora. Come al solito, do sempre tre tentativi in video per prendere qualcosa di buono. Poi, se non viene su niente, me li farò io per i cavoli miei fuori dal video. Però in video mi piace sempre dare almeno tre tentativi per vedere se c'è qualcosa di interessante. Appunto. Qui hanno scelto di fare che Beartic può uscire dall'amo buono in questa zona. Non si sa bene per quale motivo, non chiedetemelo. Però sapete che qui c'è un Beartic. E sapete che io l'ho appena catturato con cattura critica. GG. E per chi non lo sapesse, GG vuol dire good game, qualcosa che si scrive solitamente alla fine di una partita multiplayer, se vuoi essere carino e coccoloso. Ora facciamo anche tre tentativi con l'amo buono, con l'amo vecchio. Vediamo se esce appunto l'altro Pokémon che dovrebbe uscire. Oh, ecco qua. Stanno arrivando i Pokémon. Eccolo! Frillish. Bene, siamo riusciti. Se riusciamo a prendere anche questo Frillish, abbiamo preso tutti i nuovi Pokémon che si possono prendere pescando qui. E in generale abbiamo preso tutti i Pokémon che si possono prendere pescando, proprio in generale, arrivando fino qui nel gioco. Ok, preso. Livello 25 per Swadlon, che non fa mai male. O Swadloon. Ecco qua. A questo punto possiamo proseguire. Qui tecnicamente ci sarebbero altri Pokémon da prendere. E come al solito questo pezzo d'erba fa spawnare qualcosa. Fa spawnare un Elgiam, un Pokémon che non abbiamo ancora, quindi prendiamocelo. Ecco qui, Quick Ball. Vediamo se riusciamo a prendere anche Elgiam. Abbiamo combattuto la sua evoluzione nello scorso episodio. Ce l'aveva un allenatore qui. E tra l'altro un allenatore c'aveva un Druddigon. Cioè, cosa completamente a caso. O Draddigon, che dir si voglia. Ok, abbiamo preso anche quindi Elgiam, un altro Pokémon così random. E andiamo avanti. Allora, facciamo prima una deviazione di qua. Andiamo a vedere questi allenatori. Lasciare davanti Swadlon, vediamo se riusciamo a batterli con lui. Non so che Pokémon possono mandare. I hope you don't have any dragons. Oh no, questa avrà Pokémon tipo drago? Vediamo. Ah no, ha Beartic. Sì, però Swadlon contro Beartic, mai nella vita. Mandiamo Pignite. Mai nella vita Swadlon contro Beartic. Rock Smash, va bene. Ci diminuisce la velocità, la difesa, scusatemi, ma noi andiamo di Flame Charge e l'abbiamo quasi ucciso. Icicle Crash, fortunatamente fallisce e andiamo di azione. Buono così. Ecco, non ho ancora fatto la roba delle nature con la meta perché sto registrando questo video subito dopo il precedente, dato che non ho molto tempo in questo momento di registrare, quindi sto ottimizzando i tempi. Andiamo di Darumaka.
Anche questa è una battaglia che non conviene molto fare, ma andiamo Oshawott. Anche perché Livanni, cioè, prende danno 4 per sia da fuoco che da volante. Cioè, è davvero tosto giocare Livanni. Forse anche da qualcos'altro, con tutte le debolezze che hanno fuoco e coleottero. Forse anche roccia. No, roccia non credo. Allora, qui c'è un allenatore che avrà poco come tipo lotta, quindi io manderei Tranquil. Andiamo. Can you say my name? Ma chi sei? Heisenberg? Walter White, Breaking Bad. Ah, tra l'altro io un Pokémon elettro. Cioè, mi hai fregato. Mi hai fregato in questo modo. Non ti vergogni? Andiamo Swadron. Tra l'altro bellissimo Blitzo, lo dobbiamo ancora trovare e catturare. E mi sembra che si trovi in questo percorso in realtà, cioè se ci mettiamo a cercarlo probabilmente salta fuori. Anche perché è un cavallo, quindi salta fuori, capito? Andiamo di Bug Bite. Ecco fatto. Niente, questo ci va davvero fregati. Oh, qui si arriva in un altro percorso, un'altra parte di percorso, quindi direi di prima di concludere questa. Allora, mettiamoci sempre davanti Swadron, io vorrei provare a devolverlo. Ma Purloin keeps getting into trouble. Ok, Purloin, tipo buio, quindi coleottero lo shottiamo. Vorrei provare a devolverlo, a che livello si evolve Swadron di preciso? 30 qualcosa, se non ricordo male. Intanto Bug Bite e ci shottiamo questo Purloin. Prendiamoci questo strumento, un'iperpozione. Niente male. E andiamo a sfidare anche questo allenatore, che spero abbia a questo punto dei Pokémon tipo lotta. Non che ci freghi come quell'altro con Blizzard. What are you doing? The club battle is going to start soon. How dare you say you can miss it? A young trainer like you should be thrilled to enter. No excuses. Go do it right now. Ok, non possiamo passare. Non possiamo passare perché c'è il club della battaglia da fare da qualche parte, immagino qui. Tu sei un allenatore, eh? No, shouldn't it be called the Battle Club? The Battle Club happens every so often. It's fun, but nothing like the Pokémon League. Ok. This might help you in your fight. Vuoi imparare roleplay? No, grazie. Quindi dobbiamo fare questo club battle. Not many people enter the tournament. It will take too long if it is, giustamente, se fate partecipare 350 persone. I'm here for the Pokémon. There are slightly different ones on this part of the route. Infatti, in questo parte di percorso potresti trovare dei Pokémon un po' diversi. Oh, Audino! Direi di prenderlo. Perché no? Vai, Quick Ball. Audino, tra l'altro, stadio unico, quindi ce lo prendiamo e lo boxiamo dimenticandoci per sempre della sua esistenza. Audino, tra l'altro, è anche carino come aggiunta. Era l'aggiunta di quinta generazione in cui c'era l'erba che ondeggiava. E se ondeggiava potevi trovarci dentro Audino. E Audino ti dava un botto di esperienza, questa era la meccanica, se lo sconfiggevi. Facciamo altri due tentativi. Scusate. Oh, un Kumchu! Possiamo prenderlo così da completare anche la linea evolutiva di Beartic. Dopo questo faremo un altro tentativo per vedere che altro Pokémon salta fuori da qui. Tra l'altro cattura critica e si gode. Perfetto. Vediamo chi salta fuori. È Molga, altro Pokémon nuovo, ragazzi, è un tripudio di Pokémon nuovi questo inizio di Unima, eh. Un tripudio. Cioè, dove ti giri ci sono dei Pokémon nuovi da prendere. E Molga forse sarà anche un po' più difficile da catturare, vediamo. No, perfetto, preso. Perché tecnicamente è uno stadio evolutivo unico. Ok. Sky Squirrel Pokémon, il Pikachu di questa generazione praticamente. Molto carino, tra l'altro, Molga. Club Battle, entriamo. Salve. Welcome to the Club Battle. Would you like to enter? This year's prize is set of... è un set di piume, vabbè sì, ok. Le regole sono semplici. Tutto quello che devi fare is to get to the other side of the room while beating the trainers. Grab the feathers to win. Ok. Devi arrivare dall'altra parte del punto, della stanza, battendo gli allenatori. Ok. Inizia lei con Stoutland, bellissimo Stoutland. Allora, io qui manderei sinceramente Scraggy. Scraggy con Breccia.
Azione, va bene. Guardate che attacco che ha Stoutland. Fortissimo. Tra l'altro questo è pure un colpo critico in Famella. Cambia un Pokémon perché questo me lo ammazza. E mandiamo Pignite. Almeno magari Scraggy sale di livello. Tackle, va bene. Guarda che danno che fa. Andiamo di Flamethrower. Firefang, ok. Dai, mi ha fatto flinciare. Guardalo! Ma che è? Oh, è impossibile colpire. Cioè, non puoi colpire. Continua a flinciare. È buggato il gioco, signori. E niente, si è buggato. Poco da fare. Proviamo a cambiare Pokémon. No, lasciamolo morire. Lasciamolo morire, non è un problema. Cioè, è un problema perché questo è un bug del gioco. Però andiamo di Tranquil, che dovrebbe essere più veloce di lui. E andiamo di Aerossalto. Infatti, tu dovresti crepare ora. Giusto. E questo, ragazzi, è un bug del gioco. Quindi purtroppo ci sono questi buggettini all'interno del gioco. Feather Dance aumenta di molto l'attacco. Direi di insegnarglielo. Nope. Non è così importante in PvE, sinceramente. Ok, Scraggy sarà a livello 22. Unbelievable. No, Unbelievable tu che sfruttavi il bug in Famella. Andiamo a resuscitare Pignite. Ecco qui. E andiamo a curare un po' i nostri Pokémon. Abbiamo le Super Potion, sì. Iniziamo ad usarle. Ecco fatto. Andiamo. Try to keep up. E alla fine c'è Iris. Alla fine di questo club battle c'è proprio lei, Iris. Pwnyard. Che avrei dovuto mandare avanti il buon Pignite. Cosa che farò ora. O addirittura anche Scraggy, a dire la verità. Iron Head, non mi farei nulla, infatti. E andiamo di Flame Charge. Addio Pwnyard. Livello 27 per Pignite. Allora, proviamo ad usare un po' anche Scraggy, che dite? Usiamo un po' Scraggy, anche se poi lo sostituiremo, però vediamo di usarlo un po'. May the best trainer win, che vinca il migliore. Va bene. L'ultima volta che abbiamo fatto una cosa di questo tipo, una sfida di questo tipo, il premio finale era un po' una merdina. Vediamo cosa sarà questa volta. Andiamo di Payback. Work Up. Se aumenta l'attacco speciale, andiamo di Brick Break allora. Shottiamolo subito, così non può attaccare. Perfetto. E iniziamo la battaglia contro Iris. Lei inizierà ancora con Axew, immagino, no? Quindi bisogna ucciderlo molto velocemente. Andiamo finite. No, aspetta. Conviene mandare forse Tranquil. No, conviene mandare Tranquil perché Pignite fuoco non è molto efficace contro Drago. I'm not gonna lose. Non perderò. Va bene, Iris. Excadrill. Alla faccia. È vero che lei usava i cheat. È vero. Questo è un problema. Mandiamo il sacrificio. Mandiamo Scraggy un secondo. Mandiamo un sacrificio. Metal Claw, ok. E proviamo a usare Sand Attack se riusciamo a sopravvivere, ma niente da fare, ovviamente. Allora, contro Excadrill io manderei Pignite. Sperando che sia però più veloce, non sarà mai più veloce. E userei Flamethrower. Brillerà, super efficace, infatti mi shotta. Ok, onde evitare che tutta la squadra venga shottata inutilmente, mando subito Pikachu. Perché questo è un Pokémon cheater, ok? Non va bene che venga usato Excadrill a livello 18 come l'altra volta o 24. Quindi tiriamoglielo giù, il cheat. So close. Tanto mi avrebbe ucciso tutta la squadra fino ad arrivare a Pikachu. E abbiamo preso la Health Feather. Muscle Feather. Resist Feather. Genius Feather. Ah, Genius. Clever Feather. Sweet Feather. Pretty Feather. Ok, finito. Perfetto. Abbiamo quindi superato questa sfida. I nostri Pokémon sono stati curati? No. Sono ancora tutti mezzi morti. Però proseguiremo. Proseguiremo ora nel percorso, sperando che non ci siano troppi allenatori prima di arrivare nella città di Scirocco. No, ok, siamo già arrivati a Scirocco. Perfetto, Nimbasa City. Allora, cerchiamo il centro Pokémon. Eccolo qui. Entriamoci. Tacca.
E iniziamo ad esplorare questa città. Salve, Clay, o meglio, Clemelia, credo sia in italiano, Clamedia, forse, il nome in italiano della capopalestra, raises and lowers the bridge. It can take days sometimes to lower it. He's not a patient man. Ok, allora forse no, non è il capopalestra, Clay. Clay è quello che abbassa e alza il ponte levatoio, immagino. Salve, I love my water type Pokémon so much. Ok. Non ho mai provato quindi a battere la palestra proprio per quello, perché la palestra è di tipo elettro. Camellia forse si chiama la capopalestra. My brother is upstairs. He loves looking at stones. Ok, adora guardare le rocce. Guarda infatti qua le rocce qua. You must be here because you love stones too. E ci dà una sandstone, va bene. Devi essere qui perché adori anche tu le rocce. La sandstone, di sandstone ormai siamo strapieni. Forse ci servirà solo per evolvere i cottoni in Whismicott, mi sembra. Può darsi. Allora, salve. Ok, questa città è conosciuta per tutte le attività che puoi fare per divertirti. Entriamo in quest'altra casa, allora. Salve. Oh, il tuo tranquil. You have to go for a little harder. For it a little harder. If you do, I'll give your Pokémon something nice. Ok, qua ci serve qualcuno che abbia amicizia alta, quindi mandiamo Pikachu. Salve, oh, your Pikachu. Perfetto. E ci dà Effort Rainbow. Ok, grazie. My sister adora, la mia sorella adora giudicare il livello di amicizia dei Pokémon. Usa questo per aiutarti. E ci dà questa è la Conchinella, se non sbaglio. La Soot Bell. Per aumentare più velocemente l'amicizia di un Pokémon. Beat the gym before thinking of coming here. Ok, questo è diretto. Batti la palestra prima di arrivare lì. I commute to Castelia City for work. I'm so glad the road is there. The desert was harsh. Ok, giustamente. È grato del fatto che ci sia la strada e non debba attraversare il deserto per andare da Austropoli a Sciroccopoli. Qui possiamo passare, sì. Sono preoccupato riguardo mia figlia. Starà bene? Tu chi sei? Red Meteor. Comanda in campo Red Flash. What? A parte perché ho Pikachu come primo Pokémon? Boh, andiamo. Usiamo Thunder Punch e uccidiamolo. Mi spiace, ma non pensavo di avere Pikachu come primo Pokémon. Maybe, maybe not. Perché ho Pikachu come primo Pokémon? A casissimo. Ma andiamo in campo Scraggy. E già che ci siamo, Bag. Andiamo. Allora, dov'è la Silver Powder? Questa. Ah, Swadron, che gli aumenta le mosse di tipo coleottero. E dovrei avere quella che aumenta anche le mosse di tipo volante da qualche parte. Vediamo un po'. Non credo. Forse no. Ok, forse non ce l'ho. Fighting, Bug, Ice, Dragon. Ok, non ce l'ho quella di tipo volante, quindi non posso darlo a Tranquil. Però potrei dargli la Scarf. La Silk Scarf, che aumenta le mosse di tipo normale. Potrei, ma non lo farò. Vediamo di dargli magari qualche altro strumento un po' più utile più avanti. Allora, c'è qualcuno dei miei che può imparare terremoto, dato che dovremmo andare a battere la palestra di tipo elettro. Vediamo un po'. Forse Scraggy? No, nessuno. Ok, sarà una palestra magari un po' difficile questa. Vedremo un po' come va. Salve. I hope my Axew doesn't get lost in the big city. Spero che Axew non si perda nella grande città. I help take care of the trees. They can get ignored at times otherwise. Ok, possono essere ignorati, quindi si prende cura dagli alberi. Qui prendiamo attacco X. Questa città non dorme mai, è molto difficile viverci, va bene. Il ponte a ovest di noi conduce a Driftvale City. It can be a pain when the bridge is up, che può essere davvero tosta quando il bridge è alzato, quando il ponte è alzato. Super Repel. Preso. Elisa gives quite a shock when you battle her. Ok, Elisa dovrebbe essere Camellia, credo. Penso che sia quello il suo nome, no? Vediamo un po'. Dovrei averlo tipo di qui il nome di Camellia. E sì, Camellia, ok, è Camellia. Volevo essere sicuro, quindi sono andato a vedere un secondo. I keep losing on purpose so I can go back. Oh, questo è un feticista dello shock. Nimbasa City, Pokémon Gym Leader, Elisa, The Shining Beauty. Ok, qui abbiamo anche il Game Corner, vediamo che Pokémon vendono. Per i premi penso si vada di qui. No, qui compri. Ok, qui.
ti danno i premi, però questi sono oggetti. Tu invece dai Pokémon, sì. Danno Elgiam, che abbiamo già. Tinamo, che è l'anguilletta elettrica. Deino. Zorua, attenzione, e Larvesta. Larvesta, se non sbaglio, la possiamo già catturare, tra l'altro, da qualche parte. Mentre Zorua, da quello che so, ci servirà un bel po' di tempo per ottenerlo. Quindi se volete prenderlo qui, prendetelo, però in caso lo otterrete comunque più avanti, non è un problema. Cioè non serve spendere i soldi qui per prenderlo. Diamo un'occhiata ancora in giro, qui sopra c'è qualcosa? No. Diamo un'occhiata dall'altra parte della città che non ci siamo stati proprio bene. Infatti qui c'era tutta un'altra parte di città. Vediamo un po'. Musical Theater. I really want a Venipede. I have to travel all the way to the forest staff. Questo vuole un Venipede, ma deve andare fino alla foresta. I due stadi sono veramente simili. Prendi quello che ti pare. Ok, Small Court, iniziamo da qui. Vai. Qui ci sono, penso, molti allenatori da sfidare. Dai, sfidiamoli. Vai. Sfidiamo questi allenatori per prepararci alla palestra. Cottonee. Andiamo di Headbutt. Ok, se aumenta l'attacco speciale, questo è un problema, direi di sostituire subito e mandare Swadlon. Swadlon con quello morso per me gli fa parecchio male. Razor Leaf, ok, fa pochissimo a noi. E andiamo di Bug Bite. Infatti, gli fa parecchio male. Niente, Cottonee non può niente contro Swadlon. Zero proprio. Ok, poi Petidil, lasciamo Swadlon. E andiamo di Bug Bite. Perfetto. È andata bene. Ah, se lo dici tu. Salve. Sfidiamo anche questa ragazza. Elena. Che manda in campo Blitzel. Che noi abbiamo Scraggy. Direi di andare di Brick Break. Ah, paralizzato. Però gli fa parecchio male, eh. Inseguimento non ci fa nulla. E Brick Break lo shotta. Buono. Allora, andiamo a toglierci la paralisi. Qui, full heal. Via. E continuiamo a combattere. Ah, mi hai visto dall'altra parte della stanza. Va bene. Battiamo Mary. Che rimane in campo di Watt. Ok, interessante di Watt. Cambiamo Pokémon e mandiamo Swaddle. Water Pulse non ci fa nulla. E andiamo di Folgorama. Facciamo abbastanza male. Ah, Furicutter fa malissimo. E in più ha fatto brutto colpo. Che culo. Regal 24 vorrebbe imparare i beat up. Esattamente che mossa è. The user gets all the party Pokémon to attack the foe. The more party Pokémon, the more damage. What? Cioè, quindi se tu hai 6 Pokémon nel party fa un botto male con questa mossa. Beh, togliamo di payback. Tanto avremo sempre 6 Pokémon nel party, voglio dire. Da provare, da provare. Non pensavo esistesse. E Swadron si evolve, quindi al 27 si evolve. Ok. Avremo quindi subito la nostra Livanni. O meglio, il nostro Livanni, dato che è maschio questo. Allora lì, bellissimo. Vorrebbe imparare lacerazione, ma assolutamente sì. Al posto di azione, via. Ok. Abbiamo quindi la nostra Livanni a livello 27. Diamogli qualche pozioncino. Ecco fatto. E continuiamo a combattere con Scraggy, che sono curioso di vedere la sua nuova mossa, Beat Up. Squadron. Facciamola contro di lui. No, contro di lui però dovrebbe essere non molto efficace. Anzi, lui mi sdruma. Mandiamo un altro Pokémon contro di lui. Mandiamo Tranquil. Che Tranquil sicuramente non verrà utilizzato nella palestra di tipo elettro. Quindi facciamogli prendere un pochettino di punti esperienza qui. Che va più che bene. Aerossalto. Poi Herdier. Ecco, contro Herdier invece. Manderei tranquillamente Scraggy. E poi devo insegnare Breccia a Pignite. Non so perché non gliel'abbia ancora insegnata. Andiamo di Breccia.
Quasi shottate entrambi. Ma andiamo finita in campo. Anzi, avrei potuto mandare anche Oshawott. Play rough. Ok. Andiamo di tackle. Si devo assolutamente. Assolutamente insegnare di breccia. A finite. Non so perché non l'abbia ancora fatto, a dire la verità. Oh no. Facciamolo subito. Quindi breccia. Dov'è break break? Qui. Vai. E togliamo di azione. Perfetto. Dobbiamo curare un po' i Pokémon. Vediamo come stanno messi. Prepariamoci con le super pozioni. Sì, Scraggy, assolutamente sì. Gli altri invece vanno bene. Sfidiamo i vecchietti. Sono rimasti solo loro. Bobby, che manda in campo Wirlipad. Niente, non riusciremo mai ad avere una lotta. Ad avere l'opportunità di provare il nostro nuovo attacco. Cambiamo Pokémon, mandiamo Pinite. E lo shotteremo con lanciafiamme. Veleno Shock ci avvelena? Fortunatamente no. Ah, vuole usare lanciafiamme, no. Infatti, mi ha avvelenato. Niente, mi sono confuso, peccato. Oh, mi ha quasi ammazzato. Per un singolo errore. Posso usare il lanciafiamme usato ruota fuoco, ma mi ha praticamente ammazzato. Andiamo subito a curarlo. Super pozione. Ecco fatto, due super pozioni vanno più che bene. E una full heal. Su te, vai. Vediamo se possiamo utilizzare il nostro nuovo attacco di Scraggy su questo vecchietto. John. Che va nel campo Herdier. Sì, contro lui si può usare. Vediamo quanto vi faccia male. Abitap. No, non lo potremo utilizzare. Ma Scraggy, ma che è? Niente, mandiamo a Pignite. E andiamo di Brick Break. Takedown. Takedown non è niente male. No, però 85% di precisione. No, ma via. Inutile. Rock'n'Roll. Cambiamo Pokémon, mandiamo Oshawott, che è rimasto un po' indietro, deve prendersi un po' di punti esperienza. Altro Pokémon che non utilizzeremo nella palestra di Camellia. Andiamo di Razor Shell. Va bene, ci sta che ogni tanto lo missi. Dopotutto ha 95% di precisione. E Smackdown, Razor Shell, via. Perfetto, abbiamo battuto il primo stadio. L'abbiamo pulito per bene. Di qua si esce dalla città e non voglio uscire dalla città. Voglio solamente andare a curarmi i Pokémon un secondo molto velocemente. Quindi mettiamoci la bicicletta, passiamo il ponte e il centro Pokémon è proprio qui sotto. Ecco fatto, prepariamoci a fare il secondo stadio ora. Sono davvero un botto di allenatori in questa parte, eh? Parecchi. E giustamente la parte dell'Ostropoli era stata invece molto più esplorativa della città. Questa invece è semplicemente più, che questo l'abbiamo già fatto, più combattiva. Salve nuotatore, let's play. Se voglio provare quel beat up, cioè, posso farlo per favore? Contro Tranquil, non credo che Scraggy combatterà contro Tranquil, sinceramente. Mandiamo Oshawott forse contro Tranquil, anzi mandiamo Pikachu direttamente. Ogni tanto utilizzare Pikachu non è malaccio, dai. Taunt, va benissimo. Electro Ball. Statico, ti sta bene. Tra l'altro potremo finalmente quindi cambiare la natura di Pikachu. Ma sapete che quasi quasi non la cambio la natura di Pikachu? Cioè ormai è canon che il nostro Pikachu abbia la natura che gli aumenta la difesa e gli abbassa l'attacco speciale. È canon, non posso cambiarglielo. Mandiamo Oshawott contro Sandile. E andiamo di Razor Shell. Ah, fossa, eh? Ok. Cambiamo Pokémon allora, ma andiamo Tranquil. Per evitare di prendere danno da fossa. Ok, andiamo di Aerossalto. Bullo mi ha usato. Dai, che palle, Bullo. Ok, bravo. Bravo, Tranquil. Livello 28 e livello 26 per Oshawott.
Grande Connor, ha fatto salire di un botto di livello i miei Pokémon. Speravo fosse l'evoluzione di Tranquil, ma ovviamente no. Andiamo a sfidare lui. Rocker Josh. Che va nel campo Dwebble. Ecco, contro Dwebble forse possiamo utilizzarlo, ma non credo. Meglio utilizzare Brick Break, che è normalmente efficace. Niente, Scraggy inizia già ad essere abbastanza debolino come Pokémon. Vedete? Cioè non riesce manco a tirar giù un Dwebble. Andiamo a dargli una super pozione. E non è che sia di un livello molto inferiore agli altri, eh. Cioè, Divani al 27. Kozori, Oshawott al 26. Quindi adesso riusciamo a tirar giù Leopard con una breccia. Garanzia non ci fa nulla. E Leopard muore con una breccia. Buono, dai, almeno l'attacco ce l'ha. Non avrà molto di difesa, ma l'attacco ce l'ha. Salve. Ok, dote in doppio, buono. Due al prezzo di uno. No, non dirmi che ho Pikachu come secondo Pokémon però, eh. Non dovrei aver Pikachu come secondo Pokémon. Ok, li banni, va bene. Va bene comunque. Allora, tipo lotta non conviene avere Scraggy in campo. Conviene mandare Tranquil. Mentre usiamo Razor Leaf su entrambi. Ok, schianto e Bulk Up. Insomma, è attacco e difesa. Allora, andiamo di aerassalto su quello che si è appena aumentato attacco e difesa e Razor Leaf su entrambi di nuovo. Così lo tiriamo via, quello boostato. Un brutto colpo c'è stato lì, eh. Andiamo di aerassalto su questo nuovo e di Razor Leaf su entrambi. Speravo che morisse quell'altro, sinceramente, con la terza Razor Leaf. Oh, Tranquil ha evitato l'attacco, godo. Aerosalto e Razor Leaf. Questi Timbur ci hanno dato filo da torcere. Per ora possiamo curare i Pokémon di nuovo con super pozioni. Ecco fatto. E proseguire. Salve. Non farti investire, ci ho detto. La madò. Rock and Roll. Ok, breccia. Non siamo ancora riusciti a utilizzare Bulk Up. Anzi, Beat Up. Proviamo a utilizzarlo ora. Ah, ok, una multi-hit. È una multi-hit che colpisce 6 volte perché abbiamo 6 membri nel team. Ok, va bene. Va bene, va bene. È una multi-hit di tipo buio, tra l'altro. Molto interessante. Devo sfidare anche quest'altro. Tranquil. Ok, cambiamo Pokémon contro Tranquil. E mandiamo il nostro Tranquil. Aircutter, ok, non dovrebbe farci troppo. E invece ci ha fatto parecchio male. Andiamo di aerossalto. Ancora Aircutter. Andiamo ancora di aerossalto. Vai. Scary Face, no grazie. E andiamo di questo, poi proseguiamo di qui, andiamo a battere anche lui. Ok, allora, proviamo ad andare di Beat Up contro Pansage. Dai, non farmi finciare però. Ok, buono. E non toglie tantissimo però, eh. Cioè, oddio. In Sudano lo fa, per carità. In Sudano lo fa, c'è poco da dirgli. Però potrebbe fare molto di più. Certo, in combo con il fatto che si aumenta l'attacco, potrebbe essere niente male. Andiamo ancora di Beat Up. Ecco, ora flincerò, appunto. E poi va di Fury Swipes. Ok. Ora però abbiamo l'attacco aumentato. Gli fa parecchio male, ora li one-shottiamo tutte. Buono. Buonissimo. Pansear. Ora questo ci farà morso. No, Fury Swipes. Ok. Beat Up. E vengono distrutti. Pure colpo critico. Ok, abbiamo capito come si usa questa mossa.
Manca solo un allenatore. Ecco fatto. E andiamo a farlo. Rokon. Ok. Vediamo chi manda. Darumaka. Andiamo di breccia. Firefang mi brucia, sì, perché ha buggato sto gioco. E con le mosse che mordono, l'effetto secondario viene applicato sempre al 100%. Ok, manda in campo Timbur, si cambia Pokémon. E mandiamo Oshawott contro Timbur, che deve prendersi un po' di punti esperienza. Andiamo di Air Assalto. Fa di poco, eh? Ancora Air Assalto. Buono così. Perfetto, abbiamo quindi battuto anche tutti questi in questo stadio. Torno un attimo al centro Pokémon a curarmi. Ecco qui. Perfetto. Ed ora andiamo verso il terzo e ultimo stadio. Ovvero quello musicale, giusto? Musical Theater, eccolo qui. Entriamo. E qui dentro, allora, vediamo un po', ci sono anche questi allenatori, vediamo, eh. Salve. No, questi sono del pubblico che sta guardando qualcosa. Sta guardando la gara. I wanna see backflip. Do you enjoy the musical? Ti stai divertendo, appunto. L'ho passato molto tempo a realizzarlo, ovviamente sì. E se gli diciamo di sì, ci dà anche fuoco fatuo, come ammetti. E qui dentro non c'è nient'altro. Bene, a questo punto abbiamo fatto, penso, tutto quello che sia possibile fare in questa città. Quindi dirigiamoci verso la palestra di Sciroccopoli. Eccola qua. Entriamo. E proviamo a battere Camellia. Allora, in questa palestra utilizzeremo Scraggy, Pignit e Livanni. Ok, ovviamente, non potremo utilizzare Tranquil né Oshawott. Andiamo. Prepare for trouble and make it double, giusto? Lotta e andiamo con Beat Up. Ok, iniziano subito con Shockwave loro. Gli facciamo parecchio danno. Beat Up, questo lo shotta. Beh, ma Beat Up è semplicemente qualcosa di assurdo, ragazzi. Ma che mossa è? Non avevo idea della sua esistenza, anche perché è la quinta generazione, l'ho giocata molto poco. E non ho mai giocato un Pokémon. Cioè, non ho mai avuto in squadra un Pokémon che imparasse Beat Up. O forse me la sono dimenticata, essendo passati un bel po' di anni, insomma. Forse più di 10 anni sono passati? Parecchio tempo, insomma, eh? Parecchio tempo. Peccato che Scraggy sia così lento. Now, when did that happen? Vediamo se è possibile dare uno strumento a Scraggy. Sì, allora diamogli il Rapid Artigli. Assolutamente. Cerchiamo il bel Rapid Artigli, dovrebbe essere qui da qualche parte. Allora, vediamo un po' i Violite. Dovrei averlo messo qui da qualche parte, come mai non c'è? Il Rapid Artigli, Quicklow dovrebbe essere in inglese. Allora è da un'altra parte, allora è più in basso. Oh, forse qui? No, Quick Powder, ok. Quick Powder e basta, sì. Quindi è sicuramente più giù. Andiamo a vedere, qui abbiamo tutte le plate. Power Belt, gli orb, la perla che dobbiamo ancora vendere. E l'amulet cone a questo punto lo possiamo dare a qualcuno? Give. Possiamo darlo a Tranquil, che non ce l'ha ancora, non ha ancora nessun oggetto. Ed ecco qui il Quicklow. Ecco qui, diamola a Scraggy. Bene, poi diamogli una curatina veloce con una pozione, dovrebbe bastare. Sì. E andiamo a fare questa sfida in doppio. Surprise, I'm not just a model. Not going to happen. Ok, questa non è solamente una modella e non succederà. Va bene. Colette e Cody. Che mandano in campo Emolga e Blitzol. Ok. Più pericoloso forse qui è. No, sono pericolosi entrambi perché Blitzol potrebbe conoscere fuoco carica o nitro carica. Quindi andare su Divanni e shottarlo. Oppure
E Molga potrebbe comunque conoscere un attacco di tipo volante, credo. Qui è tosta, qui è tosta. Io andrei quindi di B-Tap e slash su Emolga. Perfetto, perfetto, doppio focus. Buono, lacerazione dovrebbe tirarlo giù ora. Perfetto, anzi tirarla giù, era femmina. Quindi Emolga è andato giù. Ok, ho usato inseguimento, perfetto. B-Tap e slash, anzi, bug bite. Alla faccia, che danno. Che danno ha tirato fuori Livanni, complimenti. Proseguiamo allora. Andiamo per questa, credo, ultima allenatrice, lì ci sono delle scale. Prima della capopalestra Camellia. Questa invece si chiama Magnolia. Ok, contro Emolga andiamo ancora di E-Tap. Quick Attack ce lo prendiamo nei denti, ma non è un problema. Due B-Tap bastano e avanzano per tirar giù Emolga. A momenti ne bastava solo uno, andiamo di Headbutt ora. Charge, si carica ed aumenta la sua difesa speciale. Ma non gli servirà nulla contro il bot in testa di Scraggy. Che si aumenta pure l'attacco, guardo lì fiero. E contro Emolga invece andremo di B-Tap. Non ti servirà nulla aumentare la tua difesa speciale. Con l'attacco più uno lo tiriamo giù. Assolutamente. Bastano 5 colpi, nemmeno 6. Scraggy è fortissimo, ragazzi, eh. Scraggy è davvero forte con questa mossa. È solo grazie a questa mossa che in realtà è così forte. Andiamo a dare una pozione al nostro Scraggy. Una a Livanni, così da averli tutti full per la battaglia. E andiamo a parlare a Camellia. Salve! Che in inglese è Elesa. There will be many people in your life who don't agree with you. Ci saranno tantissime persone nella tua vita che non concorderanno con te. Chi proverà a fermarti? Chi proverà ad opporsi? Non arrenderti mai a loro. Scusa, fammi riprendere un attimo. This place usually distracts me and leaves my head wandering. Questo posto spesso, qualche volta, mi distrae e mi fa viaggiare con la mente. Now let's allow our Pokémon to dazzle and stage. Ora permettiamo ai nostri Pokémon di sprizzare, credo, sullo stadio. Ok, ovviamente Scraggy, Livanni e Pinite. Conferma. Ecco che parte la musica soundtrack del capopalestra. Eccola di Camellia per terra in una posa alquanto provocante. No, beh, scherzo, no, posa normalissima. Allora, Zebstrika. Andiamo di B-Tap. Ok, lui usa Quick Attack, va bene. Ok, buon danno. Buon danno. Due B-Tap dovrebbero bastare. Perché tre volte? Ah, è vero! Adesso abbiamo una squadra co composta da tre persone, da tre Pokémon. Quindi B-Tap funziona solo tre volte, giustamente. Andiamo poi di Brick Break di nuovo. Wild Charge fa male, fa parecchio male, si è preso anche il contraccolpo. Ha tentato di fare il tutto per tirarmi giù, ma Scraggy ha resistito. Emolga, lasciamo Scraggy in campo. E sperando di attaccare per primi andiamo di B-Tap, speriamo di usare il Quick Claw. No, peccato. Peccato, speravo nel Quick Claw. A questo punto contro, come vedete appunto Emolga ha acrobazia che mi shotta tutti questi Pokémon. Dovrò andare di Rollout. Rotolamento. Guardate acrobazia quanto mi fa male. Ah, ha pure statico. Azz. Devo per forza resuscitare. Ma tanto anche resuscitando Scraggy non cambia nulla perché lui è tipo lotta anche, quindi si prende tutto in faccia. Tutto in faccia si prende. Allora, potrebbe essere la prima volta che perdiamo contro un capopalestra, eh? Potrebbe essere la prima volta, potrebbe essere arrivato il momento. Andiamo di lacerazione. Super efficace per 4 questo. Ok, bisogna trovare una strategia per battere Emolga. Altrimenti qua non ne usciamo più. Purtroppo Emolga è in grado di essere super efficace su tutti i miei Pokémon che è possibile usare contro quella palestra. Perché è super efficace contro Scraggy, è super efficace contro Livanni e è super efficace contro Pignite. Mi toccherebbe prendere Roggenrola e allenare lui, però non credo sia il caso. Potrei provare ad usare Tranquil e andare di attacco rapido. Al posto di chi sostituisco, al posto di Livanni.
Proviamo a usare tranquillo al posto degli vanni. E vediamo come va. Perché gli vanni, se non riesce a colpire per prima, è inutile. Anzi, per primo, dato che è un maschio. Vediamo se riusciamo a rifare questa battaglia, però a farla bene. Come primo Pokémon manderei in campo a questo punto ancora Scraggy, che va benissimo. E vediamo come va. Vai. Stesso dialogo, quindi possiamo saltarlo. Scraggy come primo, e poi vabbè, gli altri li sceglieremo in caso, andando poi nella lotta. E il problema è che Molga davvero rompe tutti i piani. E Molga rompe tutti i piani. Andiamo di Beat Up, ci muoviamo primi usando il Quick Claw, anzi grazie al Quick Claw. È vero che Beat Up tra l'altro non colpisce più di 3 volte, me lo sono dimenticato di nuovo. Andiamo di Brick Break. Double kick, e questa volta Scraggy muore. No, ok, devo usare Brick Break subito, non Beat Up. Andiamo di Pignite. Mi sa che perdiamo un'altra volta. Andiamo di Flamethrower. Ok. Dai, non è salito di livello, peccato. Ma andiamo tranquil contro Emolga. Vediamo cosa riusciamo a fare. Per me me lo shotta con un attacco di tipo elettro. Fight. E andiamo di attacco rapido. Ok, gli facciamo abbastanza danno in realtà. E guardate che danno fa con acrobazia. Giustamente non tenendo un oggetto. Cioè, fa un danno assurdo. Andiamo di Pignite. E potrei far così, guardate. Usiamo un po' di oggetti perché altrimenti questa battaglia non la potremo vincere. Andiamo di Revive su Tranquil, che userà attacco rapido per tirar giù Emolga. Acrobazia ovviamente mi shotta, non posso farci nulla contro acrobazia. È una mossa che di base se il Pokémon non tiene nessun oggetto toglie tipo 110, quindi impossibile resistere. E andiamo di Quick Attack. Ok, Emolga ha tirato giù. Tynamo, ultimo Pokémon. Tynamo. Per non rischiare andiamo a resuscitare anche un altro Pokémon. Andiamo a resuscitare Pignite. Ok, finché mi uso azione, guarda. Cioè mi ha pure fatto attacco, mi ha pure fatto colpo critico. Boh, va bene. Andiamo di attacco rapido. Non dovrebbe avere molta difesa Tynamo. Tra l'altro non usa attacchi di tipo elettrico, perché? Di tipo elettro, scusatemi. E gli ha dato la bacca cedro. Fortunatamente non l'ha data Emolga. Altrimenti avremmo probabilmente perso anche questa battaglia. Ora è tutto nelle mani o nelle zampe di Pignite, che dovrà usare un bel Brick Break. Azione. Ok, tirato giù Tynamo. Buono. Abbiamo vinto questa palestra inaspettatamente difficile. So distracting, so dazzling. Ti sei guadagnato la medaglia Bolt. Va bene. E anche questo MT, Volt Switch, cos'è? Inverti Volta? Sì, if it hits you, switch out with an ally. Ah no, ok, fai cambiare Pokémon all'altro. Ok, parliamo ancora. On stage, you and your Pokémon are dazzling. Light up the league with your determination. Illumina la lega con la tua determinazione. Ok, abbiamo concluso anche questa lotta davvero inaspettatamente difficile contro Camellia. Tutta colpa di quell'Emolga che d'altronde con acrobazia, essendo un Pokémon molto veloce, era più veloce di tutti i nostri Pokémon e tutti avevano la debolezza al tipo volante. Addirittura Livanni 4 per al tipo volante, quindi davvero niente da fare lì. Abbiamo dovuto ripiegare su Tranquil e dai, poi è andata bene. Abbiamo dovuto solamente resuscitare un Pokémon. O meglio due, anche Pignite. Ora però siamo pronti per proseguire, mettiamoci Oshawott davanti. Che appunto Oshawott e Livanni sono quelli che dovranno aumentare di livello. Però questo video finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Camellia, se anche voi avete avuto qualche difficoltà oppure no, perché banalmente prendendo Roggenrola si va tranquillissimi contro Emolga. Quindi mi raccomando, se voi dovete giocare, abbiate l'accortezza di prendere Emolga, oppure usate Pikachu se volete al livello 50.000 e comunque lo shottate. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Vi
da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!